Oggi che cosa vi presento? Ma il mitico, super iconico 3310 della Nokia. Eccolo qua. Adesso è inutile elencare le specifiche tecniche, caratteristiche, bla bla bla. Perché? Perché questo, prodotto in oltre 100 milioni di esemplari, se non erro 125 milioni o qualcosa del genere, o giù di lì, è a mio parere il telefono che ha democratizzato il mondo della telefonia mobile presso la popolazione mondiale. Un numero uno, perché ha alzato il livello dell'utilizzo dei telefonini in maniera significativa. Quindi, caratteristiche principali quali sono? Facilità d'uso, design stupendo, perché ancora adesso è un design che a vederlo colpisce per la sua unicità, ed è indistruttibile. Io di questi ne avrò 7-8, no? Nella mia collezione, ne ho fin troppi. Questo mi era caduto anni fa sul brecciolino e sull'asfalto, mi si è rotto qua, guardate, cosa più unica che rara. Io gli ho inserito la batteria, l'ho caricato e questo ha funzionato alla grandissima, dopo anni e anni e anni. In effetti quando cadeva si apriva, mi ricordo, la batteria andava di qua e di là, la cover anche, poi si rimetteva tutto assieme come se niente fosse. Che dire, tanto di cappello per un telefono che era presentato per Nokia e per la telefonia mondiale, un punto di svolta veramente considerevole. Anzi, vi faccio vedere adesso la dimensione che aveva rispetto a un iPhone attuale. Sì, come spessore siamo tutt'altra cosa, ma la compattezza, la fruibilità d'uso, tenerlo in tasca senza custodie, senza nulla, erano delle virtù veramente importantissime all'epoca. Prendiamo anche questo qua, che è un telefono sicuramente più piccolo, sempre di mamma Apple. Se guardiamo l'unicità del design, questo secondo me vince ancora. Quindi non dilunghiamoci tanto su un prodotto che ha rappresentato una pietra miliare per la tecnologia dei telefonini passati e futuri. Piaceva effettivamente a tutti e ha lasciato parecchia nostalgia in noi, amanti dei telefoni. Ciao da Max!